Buongiorno dalla redazione di Udi News TV. We for others. Far bene al mondo fa bene a te. E questo è il nome dell'evento in corso questa mattina nell'auditorium dello Zanon insieme allo scienziato Mauro Ferrari, alla moglie Paola, ideatrice del progetto. Porteranno le loro esperienze i giovani protagonisti, testimonial delle diverse anime del volontariato, dal sociale all'ambiente all'emergenza. Per l'occasione sono stati coinvolti con un accordo di rete 16 istituti scolastici e parteciperanno a questo evento oltre 300 150 ragazzi insieme a docenti, rappresentanti di istituti, enti e mondo del volontariato. In diretta proprio dall'auditorium dello Zanon c'è per noi Luciana Idelfonso in compagnia proprio di Maurizio Ferrari. Buongiorno di Mauro Ferrari, scusate, buongiorno Luciana, voi la linea. Ci troviamo nell'auditorium dello Zanon dove è in corso l'evento We for Others. Ne parliamo insieme al professor Mauro Ferrari, arrivato direttamente da Houston, di nuovo a Udine, per parlare direttamente ai ragazzi, il nostro futuro. Non vi mollo mai, non riuscite a liberarvi di me in nessun modo. Allora, questa è una cosa magnifica e secondo me, non credo di aver mai visto un livello di energia e di dedizione da parte di ragazzi di quest'età mai nella mia vita. Si parla sempre di ragazzi di questa generazione che sono più addormentati, che sono più pigri, che sono più egoisti. Io vedo il contrario, sono incredibili. Un livello di energia incredibile da questi ragazzi, questo desiderio di spendersi per gli altri, facendo mille cose. Questo incontro qui facciamo in modo che si mostrino l'un l'altro cosa già stanno facendo, non è che dobbiamo insegnargli noi niente. Quindi sono veramente molto confortato da questo e organizzando un evento del genere gli diamo un rinforzo positivo e magari li aiutiamo a far nascere altre idee, altre invenzioni per essere in grado di aiutare chi ne ha più bisogno. Anche lei è uno che dà molto agli altri con la ricerca. A che punto siamo? C'è qualche novità nella lotta contro il tumore? Certo, ci sono tante novità nella lotta contro il cancro. Credo che alcune delle piattaforme che stanno arrivando e sono arrivate in clinica siano veramente trasformative. Parliamo dell'immunoterapia, della nanotecnologia, della combinazione di queste cose. Per esempio, l'immunoterapia funziona benissimo tante volte se messa a sistema con la radioterapia, quella vecchia ordinaria, che in qualche modo crea delle sinergie, quindi questi strumenti nuovi presi insieme credo che ci stiano portando alla svolta definitiva. Io sono un grande ottimista anche perché altrimenti non si potrebbe fare il lavoro che faccio, no? E io ho promesso ai miei figli che nella loro generazione la parola cancro non diventerà più, non più una condanna a morte per nessuno. Credo che, sai, tanti anni che si cerca e so che c'è tanto scetticismo e tanta disperazione contro queste migliaia di mali diversi che chiamiamo cancro, ma la mia sensazione è che veramente siamo alla svolta cruciale. Lei per fare ricerca è dovuto andare negli Stati Uniti. Possibile che l'Italia non riesca a spingere, ad aiutare anche i giovani ricercatori del nostro paese? Ci sono eccellenti centri di ricerca in Italia. Io ho avuto un'occasione negli Stati Uniti, ma questo non vuol dire, sinceramente, cioè, ci sono centri eccellenti di ricerca in Italia, in Europa, si lavora insieme, alla fine la ricerca non conosce confini. Sono sempre un po' dispiaciuto dal fatto che il governo italiano, di tutti i colori, destra, sinistra, alti, bassi, gialli, verdi, sembra che rispetto agli altri paesi di paragonabile ricchezza, i paesi del G20 per esempio, siamo sempre il fanalino di coda come investimento nella ricerca e nell'innovazione. E questo purtroppo è un gravissimo danno che facciamo ai giovani, a questi bravissimi giovani che vediamo oggi, perché ci stiamo giocando un istantino del loro futuro, purtroppo in maniera molto molto grave. Quindi il talento e l'eccellenza e la storia, la cultura scientifica italiana è straordinaria. Quello che manca, che purtroppo non c'è abbastanza, di cui non c'è abbastanza, è l'investimento. E allora io direi a tutti, andiamo in piazza. La democrazia ha degli strumenti straordinari. Quando decidiamo per chi votare, ricordiamoci che il futuro dei nostri figli è collegato, dipende completamente dalla capacità del sistema paese di investire in innovazione. Purtroppo tutti i nostri governi negli ultimi 50 anni hanno messo la ricerca e l'innovazione come fanalino di coda delle loro priorità e
e l'Italia è da sempre fanalino di coda tra i grandi paesi del mondo. E questo è un gravissimo danno che facciamo alle nuove generazioni. I ragazzi ce lo stanno facendo vedere oggi, sono straordinari, diamogli gli strumenti e non solo terremo i nostri ragazzi qua in Italia, ma cominceranno ad arrivare anche, come già sta succedendo, ragazzi molto forti da tante parti del mondo. Allora ringraziamo il professor Mauro Ferrari per essere stato con noi e vi restituisco la linea a voi. Grazie, grazie a Luciana Idelfonso e al professor Mauro Ferrari per questo collegamento dall'Istituto Zanon. Adesso andiamo live anche in zona Borgo Stazione, dove c'è il nostro Davide Zanirato per riferirci le ultime novità dopo i controlli effettuati dalla polizia nel pomeriggio di ieri. Buongiorno Davide, a te la linea. Buongiorno a te Angela e ai nostri telespettatori, ci troviamo sin a Borgo Stazione all'indomani del blitz delle forze dell'ordine e della polizia che ieri ha portato a partire dalle ore 16 fino alle 18 a massicci controlli qui proprio in via Roma, ma anche sul Colle del Castello. Decine gli agenti anche sotto copertura che hanno portato avanti questa operazione denominata Magnolia e di cui proprio i vertici della Questura Friulana riferiranno a partire dalle 11.30 in una conferenza stampa che si terrà proprio in Questura. Un'operazione che ieri ha bloccato gli accessi proprio qui in via Roma con il controllo di decine e decine di persone per continuare a documentare il fenomeno. Fenomeno dello spaccio, una trentina gli stranieri che sono stati controllati da parte delle forze dell'ordine, poi naturalmente anche i provvedimenti di chiusura temporanea di diversi locali, a partire proprio dal McDonald's qui alla nostra sinistra. Oggi la porta è chiusa proprio per questa decisione assunta dal questore, così quelli di altri locali di esercizi pubblici, 8 complessivamente. Naturalmente continua la vita frenetica qui in Borgo Stazione, una delle zone più frequentate della città per la presenza della stazione ferroviaria, degli autobus e poi per l'accesso in centro città. Operazione quella denominata Magnolia, che è continuata anche stamattina con nuovi controlli, nuove perquisizioni da parte degli agenti, e tra l'altro poco fa c'è stato anche un arresto sempre qui in via Roma, quindi continua questa attività da parte delle forze dell'ordine. Tra i commenti delle persone qui in zona ci sono stati molti commenti favorevoli per questi interventi che molti attendevano proprio per sgominare i traffici di stupefacenti che sono continuati in questi mesi, e naturalmente noi ora ci sposteremo anche a raccogliere alcune voci proprio di chi qui quotidianamente opera, lavora e transita. Allora per il momento la linea ritorna a te Angela, noi ci spostiamo. Grazie a Davide Zanirato per questo intervento. Come ha detto Davide, alle 11.30 ci sarà una conferenza stampa in questura per tutti i particolari su queste operazioni e anche sugli ultimi arresti effettuati nella mattinata di oggi al termine di un'importante operazione proprio contro lo spaccio di stupefacenti. E andiamo a sentire adesso le parole del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, proprio sull'operazione di ieri della polizia. Sentiamo. Ha dimostrato la Polizia di Stato insieme alla nostra Polizia che quella zona lì va tenuta sotto controllo. Io devo ringraziare le forze dell'ordine perché è stato un intervento fondamentale, perché la gente è stanca di certi fenomeni, in particolare lo spaccio della droga. Un bel intervento, probabilmente se ne dovranno fare ancora perché la lotta non è terminata, continua, però ieri è stata una pagina importante proprio contro coloro che vogliono delinquere, coloro che spacciano la droga, per dare un'immagine più seria e più giusta di questa città. Il Comune pensa di prendere nuove iniziative anche alla luce di quanto è emerso dalla presenza di queste persone già note alle forze dell'ordine? Noi tra l'altro abbiamo già programmato un'iniziativa insieme alle associazioni per dare speranza a chi vive in quella parte della nostra città. E continueranno la sorveglianza, avremo i vigilantes, privati che lavoreranno in quel territorio, ma daremo anche segnali di vita collettiva con degli appuntamenti culturali proprio per far vedere che la zona della stazione non è una zona di delinquenti, ma deve essere una zona dove i cittadini possono sentirsi a casa loro.
E ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Udine hanno eseguito un controllo all'interno di un istituto scolastico del capoluogo friulano assieme a del personale cinofilo. Nell'occasione sono stati rinvenuti 2 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e 0,68 grammi di hashish. Inoltre nella disponibilità di uno studente venivano trovate 2 sigarette manufatte contenenti 2,7 grammi di hashish. Un'ulteriore perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 6,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore. E sempre per quanto riguarda la cronaca, i carabinieri sono intervenuti nella nottata di ieri attorno alle 22:20 in un centro di accoglienza di Cercivento a seguito di una lite scoppiata tra ragazzi ospiti della struttura. Sul posto anche la guardia medica, una persona è finita a terra, sembra che abbia ricevuto un pugno al fianco da un'altra persona, è stata accompagnata dalla Croce Rossa in pronto soccorso. Accertamenti sono in corso su quanto accaduto da parte dei carabinieri. E poi una serie di furti tentati a Campoformido nella serata di ieri. Una donna che era sola in casa ha sentito dei rumori sospetti provenire dall'esterno. Erano alcuni malviventi che avevano posizionato alcune pedane a mo' di scala su una parete esterna della costruzione e spostato anche alcuni vasi. Volevano entrare in casa, ma il furto è stato sventato proprio dalla presenza della donna all'interno dell'abitazione. E poi ancora da segnalare una truffa messa in atto nei confronti del titolare di un bar di Terzo di Aquileia, che ha ricevuto una telefonata ove il chiamante riferiva di contattarlo per conto della LIS lottomatica, chiedendo il numero di cellulare e anche di inserire dei codici per una verifica del messaggio che gli sarebbe arrivato. Digitati i codici, l'uomo si è accorto del prelievo di 1.000 euro. E poi ancora, sempre per quanto riguarda gli interventi dei carabinieri, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri anche a Rive d'Arcano per un incendio di un'autovettura. Sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco, un incendio provocato da un guasto elettrico. Nessun ferito, ma l'auto è andata completamente distrutta. E con la cronaca ci spostiamo adesso in provincia di Gorizia, dove la Guardia di Finanza, durante un controllo nei pressi del valico confinario di Sant'Andrea, ha fermato un cittadino di nazionalità croata che viaggiava a bordo di un'autovettura proveniente dalla Slovenia, trovato in possesso di una pistola, un revolver detenuto illecitamente e anche di denaro contante. L'uomo è stato arrestato, la pistola, il revolver è stato posto sotto sequestro assieme alle cartucce e anche al telefono cellulare dell'uomo, che aveva con sé 11.500 euro in contanti, una somma superiore ai 10.000 euro stabiliti, autorizzati dalle norme per appunto le persone che attraversano il confine. L'arrestato, secondo quanto dichiarato dalla Guardia di Finanza, avrebbe acquistato l'arma in Croazia da un venditore ambulante di prodotti di antiquariato, tentando poi di rivenderla in quanto non funzionante durante la permanenza per motivi di gioco presso un casinò sloveno. Adesso siamo pronti per ritornare anche da David Zanirato in zona Borgo Stazione. Ritorniamo dunque sulla notizia di quest'oggi assieme a un ospite. David, a voi la linea. Sì Angela, abbiamo raggiunto Luigi, titolare del Caffè Corin qui in via Roma, anche per chiedere ai commercianti, a chi quotidianamente opera e lavora in questa zona, le reazioni all'operazione di ieri. Com'è andata? Che secondo voi ha portato gli effetti sperati? Nell'immediato c'è stato subito un riscontro anche positivo sicuramente, poi bisognerà
vedere se nel lungo termine le azioni, appunto, fatte le azioni fatte più volte anche nei mesi scorsi hanno porteranno un segno positivo. Quindi secondo me una grossa azione, cioè quella di arrivare con la camionetta e caricarli finalmente, caricare in massa gli ospiti, questa azione è stata fatta, bisognerà vedere se poi una volta caricati vengono tenuti a casa loro, insomma, no? Fenomeni sono quotidiani quelli dello spaccio, del piccolo spaccio, del degrado. Voi dal vostro punto d'osservazione che cosa osservate quotidianamente? Allora, quello che si osserva è quello che può succedere nelle grandi città, però non deve essere tollerato, voglio dire, no? Udine, soprattutto questa via, era e lo sarà di nuovo una città, comunque una zona pulita, una zona bella, una zona dove la domenica venivano le famiglie a mangiare il gelato e così via. Così deve tornare, basta aver voglia, insomma. Ieri è stato un grande segno, sicuramente un segno positivo, un segnale, però un segnale che ha voluto dare sicuramente il questore per una conclusione di una lunga serie di indagini, lunghi mesi di indagine, cosa che mi auguro continuerà il nuovo questore, appunto, che prenderà in carico. Per cui io posso solo dire che in bocca al lupo. Naturalmente, insomma, dobbiamo dare la possibilità a tutti di vivere qua il posto, il territorio. Noi come gestori dei locali, visto che hanno fatto 8 chiusure di locali, sicuramente possiamo essere responsabili di quello che succede dentro, ma non di quello che succede fuori. Quindi prima di far entrare la gente nei locali, ricordiamoci che la gente è in strada, quindi e prima di tutto bisogna fare un grosso intervento sul territorio. La gente si sente al sicuro quando c'è un presidio fisso, quando c'è una forza stabile che potrebbe essere l'esercito o la polizia, dove comunque sta fissa in un posto finché la zona non viene bonificata. Questo è il mio pensiero. Dopodiché è inutile dire... insomma, hanno fatto bene a chiudere un locale piuttosto che l'altro, insomma, purtroppo questo succede e dipende dalla gestione del locale stesso. Se una persona accetta certe situazioni, altrimenti non le tollera e le segnala e fa in modo che non succedano nel proprio locale, ecco. Grazie per questa testimonianza, Luigi, lo lasciamo al suo lavoro e ai suoi clienti. La linea ritorna a te, Angela. Grazie David Zanirato. Noi con la cronaca adesso ci spostiamo a Trieste, dove ieri verso le 12:30 la polizia è riuscita a bloccare e a mettere in sicurezza due cani di grossa taglia. Sono stati notati girovagare nei pressi del bivio ad Acca in direzione Cava Faccanoni da un equipaggio del commissariato di pubblica sicurezza di Villa Opicina. Gli animali stavano creando dei problemi al flusso veicolare vista l'ora e stavano mettendo a rischio la loro incolumità. Sono stati accompagnati presso il canale di Via Orsera da un addetto specializzato. Questo è uno dei due animali tratti in salvo. E adesso apriamo la pagina sportiva, siamo pronti per andare questa volta sì dal nostro Maurizio Ferrari, che si trova alla Dacia Arena per fare il punto sull'allenamento dei bianconeri. C'è qualche problema con il collegamento e allora io direi di proseguire con un servizio. Andiamo a parlare di un'iniziativa, un incontro che c'è stato ieri all'Università di Udine, al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, ospite Francesco Giavazzi. Andiamo a sentire il servizio che abbiamo realizzato. Noi, quando le cose andavano bene, per esempio nella prima parte degli anni 2000, non abbiamo tagliato la spesa, ma abbiamo aumentato la spesa di 2 punti di PIL. E ovviamente poi quando avremo bisogno di usare la politica fiscale per attenuare gli effetti degli shock sull'economia, non possiamo farlo, abbiamo troppo debito. Quindi se ci si comporta bene dell'autorità non c'è mai bisogno. Se ti comporti male, cioè perché spendi quando dovresti farlo, dell'austerità. Se poi però capita che hai sbagliato e devi prendere la medicina,
la medicina è che tagliare la spesa fa meno male che aumentare le tasse. Quindi lei è di questo avviso, non di aumentare l'IVA? Quello sarebbe l'assoluto disastro, perché l'aumento dell'IVA fa crollare i consumi e l'ultima cosa che abbiamo bisogno è un crollo dei consumi. Adesso andiamo da Maurizio Ferrari, pronto alla Dacia Arena. Buongiorno Maurizio, a te la linea. Buongiorno Angela, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo praticamente a poco più di 24 ore dalla gara con il Genoa ed è tempo di vigilia. Sentiremo tra pochi minuti la conferenza stampa di mister Igor Tudor fissata per le ore 13 e da lì capiremo qualcosina in più anche su quanto vorrà vedere dalla sua squadra. Ieri l'ennesimo allenamento velato a carte coperte in cui il tecnico dell'Udinese ha voluto provare alcune situazioni finalmente con tutti gli elementi a sua disposizione, perché i nazionali, come vi raccontavamo anche nel nostro appuntamento live delle 15 di ieri pomeriggio, sono rientrati tutti in tempo per la seduta, l'unica completa prima della rifinitura che si terrà ancora nel pomeriggio di quest'oggi, squadra che da ieri ha anche cominciato il suo ritiro prepartita e che deve ancora tornare qui nelle strutture della Dacia Arena e dei campi del Dino Bruseschi. Dacia Arena che si sta anche rifacendo il look per il ritorno della formazione bianconera, che ha aspettato tanto per ritornare in casa, perché ha giocato due trasferte consecutive, quelle con Juventus e Napoli, poi ha ceduto il suo stadio alla Nazionale e infine adesso torna qui a Udine per una gara delicatissima in chiave salvezza. Ci immaginiamo che nella conferenza stampa di presentazione di vigilia della partita Igor Tudor non si sbottoni molto di più di quanto fatto già lunedì nel corso del Tonight, quando aveva quantomeno annunciato la titolarità di Nacho Pussetto. Staremo a vedere quelle che saranno le sue prime parole, considerando che è la prima conferenza stampa di vigilia di partita dopo la sua presentazione, la sua seconda presentazione in sella alla squadra bianconera. Da capire anche poi quelli che saranno i convocati, perché ci sono tre elementi che hanno intensificato il loro avvicinamento al gruppo, che hanno lavorato ormai in pianta stabile con il resto dei compagni, vale a dire Badu, Samir e Berami, da capire se saranno integrati per andare ad accomodarsi in panchina oppure se si aspetterà ancora per averli magari a disposizione nelle partite successive. È un momento del campionato molto intenso, martedì si giocherà già con il Milan, ma i fari sono tutti proiettati qui, su uno stadio che attende possibilmente di prolungare anche il suo percorso di vittorie consecutive, considerando che l'Udinese proprio qui ha conquistato 6 punti decisivi, determinanti nel suo cammino salvezza contro Chievo e Bologna. Adesso arriva un'altra rivale della colonna di destra come Genoa, reduce dal successo con la Juventus in casa, ma anche chiaramente ancora in lotta per obiettivi che riguardano la parte centrale della classifica, cioè allontanarsi il più possibile dalla zona rossa. Quindi punti in palio davvero preziosi in una giornata che sottolineavamo essere anche decisiva per i tanti scontri diretti che ci sono. L'Udinese però non vuole guardare oltre la sua partita, deve conquistare i 3 punti qui di fronte al suo pubblico. Di questo e di tanti altri temi parleremo ancora nel collegamento delle ore 12. Per il momento Angela, la palla torna a te qui dalla Dacia Arena, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Maurizio, allora in attesa del prossimo collegamento noi adesso apriamo la nostra pagina dedicata agli aggiornamenti di cronaca dall'Italia e dal mondo. Schiaffo del governo Maduro a Juan Guaidó, il presidente dell'Assemblea Nazionale e leader dell'opposizione, autoproclamatosi presidente pro tempore del Venezuela. Il controllore generale Elvis Amoroso, sorta di presidente di un organismo governativo simile alla Corte dei Conti italiana, lo ha infatti colpito con una inibizione nel ricoprire cariche pubbliche per 15 anni, una scomunica che comporta di fatto la revoca della carica di presidente dell'Assemblea Nazionale, la quale però, per completare il cortocircuito, non riconosce Maduro, considerandolo illegittimo. Durissima la reazione di Guaidó, che non ha esitato a definire miserabile la mossa di Maduro, alludendo al fatto che Amoroso è stato eletto dall'Assemblea Nazionale Costituente chavista, anch'essa considerata illegittima dall'opposizione. Ha dichiarato che si deve essere molto miserabili per chiamare in causa non so da dove un personaggio designato da un'istituzione che non esiste. Amoroso, da parte sua, ha giustificato in una conferenza stampa a Caracas la misura sulla base di 91 viaggi realizzati all'estero da Guaidó, senza autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, spendendo una somma di denaro che non può essere giustificata
giustificata con il suo stipendio di dipendente pubblico. Siccome il denaro dei viaggi non è presente nella sua dichiarazione giurata, si presume che egli ne abbia falsificato i dati e che abbia ricevuto soldi da organizzazioni internazionali senza segnalarlo. La grande bufala della collusione è morta e i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano. Lo ha detto Donald Trump nel suo primo comizio dopo la fine delle indagini sul Russiagate, lanciando di fatto la sua campagna elettorale per la rielezione nel 2020. E l'ha fatto da Grand Rapids, in Michigan, un posto simbolico per il tycoon, visto che proprio lì ci fu il suo ultimo comizio prima del trionfo nel 2016. Il ministro della comunicazione venezuelana Jorge Rodriguez ha annunciato che oggi saranno riprese le attività lavorative nel paese, mentre le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Nel paese però la tensione resta altissima. Ieri il governo Maduro, tramite il controllore generale, ha destituito Juan Guaidó. E prima di chiudere questa edizione del nostro TG andiamo subito in questura dove c'è la nostra Luciana Idelfonso perché tra poco inizierà la conferenza stampa sull'operazione di ieri in Borgo Stazione e non solo. A te Luciana. Sì, grazie Angela, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Esatto, a breve inizierà la conferenza stampa che parlerà del mega blitz che c'è stato ieri pomeriggio in Borgo Stazione. L'operazione prende proprio il nome dal borgo, Borgo Magnole, 25 gli arresti messi a segno dagli agenti della polizia, 8 i sequestri dei locali che sono chiusi. Poi capiremo anche le motivazioni durante la conferenza stampa che seguiremo live direttamente qui dalla questura di Udine. A voi la linea. Grazie Luciana Idelfonso. Prima di salutarci andiamo a dare un'occhiata anche alle previsioni del tempo per la giornata di oggi e anche per il fine settimana, un fine settimana che sarà caratterizzato dal sole su buona parte del Friuli Venezia Giulia. Linea dunque alle previsioni del tempo a cura dell'Osmer Arpa. Noi ci rivediamo tra poco proprio per seguire assieme in diretta la conferenza stampa in questura sull'operazione di ieri pomeriggio. Tanti arresti anche questa mattina. Sentiremo dalle parole del questore, dalle parole della polizia, i particolari su questa operazione. Meteo, noi ci rivediamo tra qualche minuto. Buongiorno, per quanto riguarda il tempo, anche oggi giornata bella, c'è qualche nuvola sulla bassa pianura ma si sta dissolvendo e anche nel Tarvisiano. In giornata avremo cielo sereno poco nuvoloso sulla regione. Temperature massime intorno ai 18-20 gradi. Per quanto riguarda la costa c'è un po' di bora a Trieste, una bora moderata che rimarrà sostanzialmente per tutto il giorno, però nulla di che, raffiche sui 50 all'ora circa. In montagna lo zero termico che attualmente è intorno ai 1500 metri si porterà dal pomeriggio sera intorno ai 3000 metri, quindi c'è un deciso aumento della temperatura ad alta quota. Per domani giornata di tempo stabile, con però qualche velatura ad alta quota, quindi magari non un cielo perfettamente sereno, potranno esserci dei veli che non disturberanno la giornata, ma renderanno forse la giornata non perfettamente limpida. Nulla di che, comunque temperature intorno ai 20 gradi di massima in pianura, sui 18 per quanto riguarda la costa, e anche in montagna le temperature saliranno, visto che lo zero termico appunto si porta verso i 3000 metri, quindi sono temperature che sono simili a quello dello scorso weekend. Domenica cielo sereno, temperature in pianura che supereranno abbondantemente i 20 gradi, sulla costa valori intorno ai 18-20 gradi circa per venti di brezza dal mare, il mare è ancora piuttosto fresco, quindi la temperatura sale meno rispetto alla pianura. In quota ancora temperature molto miti per la stagione, quindi un weekend che ricalca molto quello che abbiamo passato appunto 7-8 giorni fa. Per l'inizio della prossima settimana il tempo sarà ancora inizialmente stabile, poi sembra arrivino le piogge, questo potrebbe anche essere un messaggio positivo per tutto, diciamo, l'agricoltura, visto che dall'inizio di aprile cambierà il tempo e questa secondo me è una buona notizia.